piacere vedere nuovamente le nostre sale piene di persone, piene di partecipazione e soprattutto tutte le autorità oggi intervenute per l'associazione e per un altro punto di orgoglio della nostra comunità motense, l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione. Non è semplice e a maggior ragione non è semplice in questo periodo riuscire ad avere un parterre così qualificato di ospiti, di relatori che ci intratterranno questa mattina, per i quali abbiamo pensato varie domande per il futuro del nostro territorio, per la salute del nostro territorio e per lo sviluppo ulteriore del nostro ospedale riabilitativo di alta specializzazione. Non dimentichiamo che lo stent, l'angioplastica, le valvole percutanee, il trattamento delle aritmie, come le terapie innovative per la cardiopatia ischemica, la dislipidemia, lo scompenso cardiaco, i centri riabilitativi di alta specializzazione tipo ORAS, hanno aumentato negli ultimi 20 anni ai pazienti cardiopatici la vita media di circa 5 anni. Cosa dovrà fare la sanità pubblica? Io sono un semplice presidente di un'associazione amica del cuore, attenta ai problemi della gente dei cardiopatici. Le cose più semplici che penso sia necessario è creare reparti e percorsi nettamente separati per pazienti Covid e cardiopatici, aumentare il numero di ambulatori, raddoppiare la possibilità di prenotare visite o ricoveri cardiologici in modo da recuperare almeno in parte l'attività cardiologica non effettuata durante la pandemia. Aumentare il numero di posti per i pazienti acuti con infarto miocardico, scompenso cardiaco e collegare l'ospedale con il territorio attraverso strategie nuove. Gli Amici del Cuore Motta di Vivenza sono un'eccellenza, come ovviamente è l'ORAS. Il nostro territorio è indubbiamente ricco e siamo onorati di avere una presenza storica e rinomata come l'ORAS. Tutti i motensi sono orgogliosi di questi, per noi la consideriamo una piccola creatura, un piccolo bambino da preservare, ma questo bambino ormai è diventato grande, perché ormai è diventato maggiorenne, è diventato un patrimonio sia per la sanità provinciale, regionale, ma soprattutto a livello nazionale. Quindi colgo l'occasione ovviamente per ringraziare tutto il CDA e l'amministratore Rizzardo, delegato Rizzardo, per quello che hanno fatto durante questa fase di loro mandato, ma soprattutto perché hanno combattuto in prima persona, come le pubbliche amministrazioni e quant'altro, la pandemia. Sono stati sul pezzo e hanno dato anche sotto stress loro la prova della propria abilità. ORAS negli ultimi anni ha fatto delle trasformazioni, sapete tutti che è diventata un'azienda interamente pubblica, è un'azienda riconosciuta all'interno dei documenti di programmazione regionale. Il presidente riconfermato, il dottor Pauletti, che ho avuto il piacere di rincontrare nei giorni scorsi, e la conoscenza anche del nuovo amministratore delegato, la dottoressa Romanello, ecco, hanno sicuramente le idee chiare, il focus molto, molto ben presente all'interno di quello che è il solco e la tradizione del sistema sanitario veneto. E quindi certamente sul tema, la mission principale, ecco, di ORAS, che è il tema della riabilitazione nelle sue 3 diramazioni principali, sicuramente sapranno apportare quell'apporto necessario non soltanto per ORAS, questo certamente, ma anche per tutta la provincia e per tutta la regione. Ecco, ORAS ha un bellissimo progetto che ha anche un bellissimo nome che in questo momento mi sfugge, però lo diranno i diretti interessati, che già sta funzionando, c'è già, no? E dalle cui basi insomma si può continuare a lavorare per dare la risposta migliore a chi sta male purtroppo, e quindi la presa in carico importante. Una presa in carico che fa pensare anche a tutti i collaboratori di ORAS, tutti quanti dal primo, t-
tutte le sue funzioni, dai medici agli infermieri, agli operatori sociosanitari, alle persone negli uffici, a tutti coloro che animano questo ospedale, rispetto al quale sicuramente un bellissimo lavoro lo potrete fare per dare anche uno stimolo importante a tutto quel che è il settore del lavoro all'interno di Horas, quindi tutta quella motivazione, quella qualità di intervento che saprete far esprimere nel modo migliore, io ve lo auguro e me ne sono convinta. Noi abbiamo 19 strutture, 19 case della comunità, ne avremo una qua a Motta e ne avremo una anche a Oderzo in quest'area. Sarà praticamente sistemato tutto il fabbricato denominato struttura inserita nel complesso ospedaliero Horas, che sarebbe l'attuale casa della comunità, verrà nell'attuale distretto, che verrà tutto ristrutturato. All'interno di questo, come dicevo, ci saranno anche i medici di famiglia. Horas è un partner eccezionale per noi. Ecco, io devo dire, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo Horas. Perché? Perché ci dà una mano a procurare anche quegli specialisti che noi non riusciamo a procurare. Perché? Perché loro hanno un'agilità nel muoversi nel mercato del lavoro che noi non abbiamo. Ma poi lo dico, me lo dirà meglio il presidente e l'amministratore delegato, che ringrazio sempre per la collaborazione, e Horas dobbiamo vederlo anche come un gioiello importante per la riabilitazione di terzo livello. Bisogna che siano cambiate le schede, che vedono Treviso come riferimento, ovviamente, per tutta i pazienti che hanno avuto traumi cranici, che sono mielolesi, eccetera, eccetera. Ci sono dei posti letto che non devono stare a Treviso, devono andare a Motta. Credo che sia la prima cosa da fare, perché il ruolo di Motta soprattutto è questo, cioè di riabilitazione di terzo livello. E poi credo che insieme potremo veramente creare quel circolo virtuoso, speriamo che questo benedetto virus se ne vada, che è quello che già abbiamo, che la nostra cardiologia, la nostra cardiochirurgia lavora molto. Ricordo che la nostra cardiologia è tra le prime d'Italia in termini di numeri, come la nostra cardiochirurgia, per cui con loro c'è una simbiosi fortissima mutualistica che deve continuare. Vorremmo fosse anche, ecco, nei traumi importanti, dove Horas può dare veramente un apporto significativo. E Horas è una realtà non solo per il territorio, ma del territorio, perché al di là dell'aver valicato i confini delle altre regioni, diventa fondamentale anche per tutte quelle prestazioni a livello anche poliambulatoriale che vengono erogate, e quindi primo punto di riferimento per tutti i cittadini del nostro comprensorio Pietergino Motense, ma non solo. Poi mi congratulo anche per un ulteriore passo che Horas ha fatto nel 2021, ha avuto anche un riconoscimento per quanto riguarda il welfare aziendale, e questo in particolare ci tengo a portarlo all'attenzione, proprio perché rispetto alle conciliazioni dei tempi lavorativi dei dipendenti all'interno delle strutture, quindi la forza importante, perché lo vediamo anche noi nel nostro piccolo, sono importanti le persone, ma è fondamentale il lavoro di squadra con tutti gli operatori amministrativi, sanitari, infermieristico, perché sono poi loro le persone che il cittadino si trova di fronte nel momento in cui c'è questo tipo di criticità. E vi ringrazio perché è un buonissimo esempio con il quale con il consigliere regionale Sonia Scacin stiamo anche lavorando rispetto a tutte quelle politiche che riguardano la famiglia e in particolare anche la demografia. Chiaramente, quando Loriano mi ha invitato, ho detto: ma cosa c'entra l'agricoltura con la sanità? Io credo c'entri moltissimo, perché quando si parla di agricoltura si parla anche di alimentazione. Voi mi insegnate che, insomma, se si mangia bene, credo ci sono anche meno problemi cardiovascolari, e in questa direzione dobbiamo lavorare, perché se siamo il paese più longevo d'Europa, forse il vero motivo è che mangiamo bene e soprattutto perché abbiamo una buona sanità. Mi fa un grande piacere essere qui, sono lusingato perché noi oggi siamo per festeggiare gli Amici del Cuore, è la loro giornata ed è la giornata mondiale del cuore. In realtà ho sentito parlare molto di Horas da parte delle autorità presenti, e questo significa che su di noi c'è molta attenzione ed è quello di cui abbiamo bisogno, perché detto da me forse conta poco, ma vi assicuro che Horas è una struttura straordinaria. Però Horas
davanti a sé deve avere altri orizzonti. Deve avere orizzonti di alta tecnologia, deve quindi fare un salto tecnologico, deve fare un salto strutturale. Voglio dirvi che siamo un ospedale eccezionale per tanti motivi, per questi che ho appena elencato, per il fatto che siamo in grado di portare avanti la riabilitazione su tre branche differenti come quella cardiologica, per cui oggi siamo qui riuniti, quella dei pazienti mielolesi e gravi cerebrolesi, che è un'alta specializzazione che ci vede ai primi posti in Italia e impegnati in collaborazioni internazionali molto importanti, e poi la riabilitazione pneumologica che in sordina noi svolgiamo, ma che in periodo post-Covid ha una grande importanza per i pazienti che devono recuperare funzione polmonare, e stiamo facendo in questo momento circa il 60% della riabilitazione polmonare del Veneto. Preme molto dire che Oras dovrà cambiare pelle, nel senso che dovrà continuare sulla vecchia strada, ma dovrà proporsi a livelli che non siano più soltanto l'assistenza, ma anche la ricerca scientifica. Oras e il Veneto hanno bisogno di un IRCCS riabilitativo, perché abbiamo un team di persone, a partire dall'amministratore delegato, che dà ampie garanzie di competenza e di conoscenza della burocrazia. Con queste nuove nomine saremo in grado di proseguire in un cammino che ci porti allo sviluppo della rete riabilitativa, che è il primo obiettivo che dobbiamo raggiungere, di avere Oras come hub riconosciuto. Oras dovrà avere il suo posto come altre strutture nella regione, e noi, lo dico con modestia e apprensione perché è un compito difficile, noi vogliamo cambiare pelle a Oras trasformandolo in istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Oras è il capofila di un progetto, oggi ho sentito parlare di telemedicina, che si chiama Protocols, che vede altri quattro partner europei, un progetto europeo di cui siamo capofila, e ha come ultimo fine quello di assistere il paziente che sia stato dimesso da Oras al suo domicilio con percorsi di teleriabilitazione specializzati. Io appunto vengo dalla sanità di questo territorio, come ricordava la dottoressa Roma poc'anzi, e ringrazio il direttore generale per questa opportunità incredibile che mi è stata offerta dopo 20 anni, perché sono nata e cresciuta in questo territorio e quindi nella USL di Treviso, poi Marca Trevigiana. Insieme ai Speranzon, il Cenci, Bertinazzi e guidati dal nostro Paolo Pauletto, appunto ci siamo apprestati in questa nuova avventura. L'80% del personale che lavora in Oras ha un tempo di percorrenza a casa lavoro inferiore ai 20 minuti. Cosa vuol dire? Che le radici di questa struttura risiedono qui, ed è da qui che dobbiamo ripartire. È con il cuore che dobbiamo ripartire, perché serve, è indispensabile l'entusiasmo, il credere in un sogno che metta ali a questo progetto per farlo ripartire. È un progetto che ha avuto una esplosione incredibile, ha avuto un'evoluzione e proprio un'espansione incredibile, e davvero ho visto che queste persone, la dottoressa del corso dopo meglio di me dirà, ma sono quelle che hanno fatto partire sotto la sapiente guida anche del dottor Pino Favretto, nel sogno visto dal dottor Stellini nel 2004, questa struttura. Ed è da qui che stiamo ripartendo. Come? Rimboccandoci le maniche. E quindi è vero che non ci sono infermieri, non ci sono medici, mancano fra un po' anche gli OS, però noi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo riorganizzato i processi. Quindi basta piangersi addosso, bisogna anche ripartire con quell'entusiasmo e quella voglia che ha connotato questa avventura al suo inizio, che noi stiamo assolutamente ritrovando.
Sicuramente, ripeto, il territorio è il primo fornitore di personale, bisogna anche attirare da fuori, come con l'innovazione tecnologica, strutturale che accennava appunto, di cui parlava prima il professor Pauletto, e sicuramente in questo senso il piano nazionale ci darà un assist importante, però bisogna saperlo cogliere, bisogna appunto saperlo realizzare, ci vuole molta determinazione. Io la sento negli operatori che insieme a me ogni giorno appunto affrontano le varie criticità, e sono certa che darà assolutamente i suoi frutti, insomma. Lavorare nel pubblico oggi è una vocazione, come diceva il dottor Benazzi, c'è sicuramente un forte richiamo verso il privato. Lavorare nel pubblico presuppone una vocazione però ricordandoci che il pubblico è eccellenza, e quindi se c'è un'innovazione tecnologica, strutturale e di ricerca, la gente, i medici, i migliori medici torneranno a venire. Torneremo sicuramente a avere la famosa coda che molti di voi mi dicono esserci stata negli anni per venire a lavorare in ORAS. Nel 2001 c'era poco più dell'attività cardiologica ambulatoriale. Vorrei dirvi questa battuta: io venivo a sostituire il mio primario, ma in realtà non sostituivo il primario, sostituivo l'unico cardiologo presente in struttura. Poi siamo cresciuti. L'attività cardiologica è cresciuta con anche attività ambulatoriali di secondo livello, i posti letto sono cresciuti sia in termini di day hospital che di ricovero ordinario. Così pure il personale, ma non solo. Inizialmente i nostri collegamenti erano attivi solo verso l'ospedale di Treviso. Arrivavano alla nostra osservazione in decima, dodicesima giornata, quindi ben in là. Forse eravamo ancora poco utili all'ospedale per acuti. Adesso invece i pazienti arrivano molto presto, arrivano in quarta, quinta giornata. Questo per riuscire a snellire rapidamente e dare posto e la possibilità a nuovi interventi. Non ci confrontiamo più solo con l'ospedale di Treviso, ma con tutto il Veneto e alcune regioni limitrofe, Friuli Venezia Giulia in particolare e la Lombardia. E come dicevo prima, sono arrivata che c'era poco niente. Io, il dottor Fabretto, la coordinatrice Natalia Vazzoler. Poi pian pianino tantissimi, abbiamo tantissimi specialisti, perché? Perché abbiamo detto che è un processo multifattoriale. Ebbene, che chance abbiamo? Abbiamo toccato l'argomento della telemedicina, sicuramente ci saranno degli sbocchi come home rehabilitation, cioè la possibilità di fare riabilitazione a casa, che non vuol dire muoversi a casa da soli, ma avere qualcuno che ci controlla e verifica le nostre prestazioni da casa. Io qui ho passato a Motta e in ORAS gli anni più belli della mia vita professionale, senza ombra di dubbio, in una sfida che, come è stato detto all'inizio, era una vera sfida, perché bisognava costruire tutto almeno sul versante cardiologico. Quindi io rappresento il passato, ma mi ha fatto molto piacere oggi sentire di nuovo la Regione, soprattutto il direttore Benazzi, far capire, se non ho capito male, che invece ORAS rappresenterà il futuro della riabilitazione per l'ULS 2. E la riabilitazione, che non è solo quella cardiologica, come diceva il Presidente, ma anche quella, per esempio, per i gravi cerebrolesi, i mielolesi, che rappresentano tanta parte nel nostro ospedale, se avrà veramente in Motta il suo hub, il suo fulcro, sarà una scelta, secondo me, molto corretta. Quindi credo che ormai sia passato il concetto che la riabilitazione è la parte finale di un percorso di terapia del paziente e non un qualcosa in più che, se si può, si dà e se no non si dà. In questo senso è fondamentale. E quindi sono molto contento che Motta abbia un grande futuro. E sono sicuro che lo avrà. Naturalmente, come in tutte le cose, si può dare sempre di più, si può fare di più, si può migliorare. E forse, se, come sempre, qualcosa si può migliorare, questo credo sia il momento giusto per farlo, per poi ripartire alla grande.